Guardi, non è questione che l'effetto Sardegna fa vincere le nostre forze progressiste in Abruzzo, però sicuramente in Sardegna c'è stato un forte segnale di rinnovamento che i cittadini sardi hanno voluto esprimere. E io confido che anche i cittadini abruzzesi dicano finalmente basta a questo ed esprimano questo malcontento, perché la giunta, senza voler offendere nessuno, però la giunta uscente non si è distinta per attenzione ai problemi concreti dei cittadini abruzzesi. Io non lo so perché, se è una questione di incapacità o un fatto oggettivo, che non si può governare una regione in smart working da Roma. Probabilmente sarà anche questo, un fatto oggettivo. Restituiamo l'Abruzzo agli abruzzesi. Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, impegnato anche oggi in Abruzzo nel suo tour elettorale a Chieti e Teramo in vista delle prossime elezioni regionali. Parlando poi di infrastrutture. Presidente, proprio ieri la Meloni, parlando di infrastrutture, ha annunciato l'arrivo di 760 milioni di euro per il raddoppio della linea Pescara-Roma. Come commenta? Che io mi sarei vergognato da Presidente del Consiglio a qualche giorno dal voto a rifinanziare un definanziamento che era stata colpa del governo. Perché mi chiedo, scusate, quando hanno definanziato il PNRR questa linea, la Roma-Pescara, Marsilio che cosa ha fatto? Ha subito supinamente questo definanziamento. Adesso qualche giorno al voto si svegliano e rifinanziano. Peraltro diciamolo ai cittadini abruzzesi, stiamo parlando del finanziamento l'8-1 e l'8-2, quindi non è la Roma-Pescara, è la Pescara-Chieti. Ma queste cose elettorali, queste prese in giro, i cittadini sono stanchi. Cosa hanno fatto sin qui? Sono 16-17 mesi di governo nazionale e Marsilio sono 5 anni che governa la regione. Poco prima di soffermarsi con i giornalisti, il presidente Conte ha incontrato una donna che ha difficoltà a reperire un farmaco salvavita ed ha affrontato anche temi sanitari. La signora con cui abbiamo parlato qui un attimo fa ha difficoltà a reperire un farmaco salvavita. Forse è campo largo o campo giusto? Come sempre è campo giusto. Grazie. Grazie, grazie Presidente.